avevamo visto come disegnare sullo schermo. In questo video vedremo come evolvere l'applicazione passata. Vediamo un attimo il refresh della scorsa. Andiamo per facilità a creare un nuovo progetto. Andiamo ad aggiungere l'elemento disegno animazione, andiamo ad aggiungere lo stage, facciamo larghezza riempi contenitore e altezza riempi contenitore. In questo stage andiamo a mettere dentro un'immagine che nel nostro caso abbiamo già sul computer. Vado a fare carica file, scegli file. Io ho scaricato la foto di un gattino, potete mettere qualsiasi foto volete. Vado ad aprirla, ok, dove c'è immagine sfondo nessuna, vado a schiacciare image.jpg, faccio ok e lui ci darà la foto del nostro gattino. Poi andiamo ad aggiungere impaginazione, horizontal scroll, andiamo a prendere questo e lo mettiamo qua sotto e qua dentro andiamo a incollarci un pulsante, due pulsanti, tre pulsanti. Il tasto 1 lo rinominiamo e andremo a chiamarlo rosso. Premiamo ok. Dove c'è qui testo, scriviamo rosso anche qui. Saliamo colore sfondo, mettiamo rosso. Uguale facciamo anche per gli altri. Questo lo rinominiamo. Scriviamo blu, scriviamo ok, blu, colore sfondo, blu, questo lo rinominiamo verde. Colore sfondo verde, testo verde. Ora premiamo su screen 1 allineamento orizzontale, schiacciamo centro e lui ci porterà le nostre tre caselline pulsanti al centro. Ora andiamo a inserire un altro horizontal, mettiamo qua sotto, inseriamo ancora un pulsante, due pulsanti, tre pulsanti, quattro pulsanti. Il primo andremo a rinominarlo con scatta una foto. Scatta una foto. Il secondo lo rinominiamo cancella, cancella. Il terzo lo rinominiamo grande, grande.
grande. E il quarto lo riuniamo piccolo. Piccolo. Ora se andiamo a caricare la nostra applicazione con Call al Companion, andremo a vederla sul nostro telefono, andremo a vedere come sarà la nostra app. Come vediamo, questa è la nostra applicazione sul nostro telefono. Come vedete, ho cambiato il colore sotto, che abbiamo già visto come fare, dei pulsanti, e qua in basso trovate anche il colore del testo da cambiare. Ora andiamo in blocchi e iniziamo a creare dei blocchi per gestire l'applicazione. Andiamo su Stage 1 e clicchiamo per sempre quando Stage 1 toccato, lo prendiamo e lo incolliamo qua dentro. Esegui, clicchiamo ancora su Stage, esegui Stage 1, disegna cerchio, lo prendiamo, lo incolliamo dentro. Dove c'è X dentro, clicchiamo su X, gli diamo un valore di X, Y gli diamo un valore di Y, e il raggio gli diamo un numero di 5. Ora se andiamo a riprovare a vedere, e ci abbiamo creato per sempre quando Stage 1, che praticamente Stage 1 sarebbe tutto lo schermo del nostro telefono, viene toccato, lui disegna un cerchio di cui il punto in cui metterà il centro sarà segnato dal valore di X e Y. Praticamente nel punto in cui noi premiamo sullo schermo, quel punto lì farà un cerchio. Io vado a provare a premere sullo schermo. E come vedete, vengono fuori i puntini. Per sempre, quando Stage 1, trascinamento, lo incolliamo sotto, esegui Stage 1, disegna linea. Andiamo a incollare sotto X1, valore di X, restituisce il valore di questa variabile e lo incolliamo qua. Y1, valore di Y, X2, queste sono tutte variabili che abbiamo già visto anche nell'altro esercizio, che andiamo a vedere. Funzionare, funziona. Ora noi in progettazione avevamo messo dentro anche un rosso, un blu e un verde, che saranno i colori che imposteremo o la linea o il pallino. Ritorniamo in blocco e prendiamo il rosso. Per sempre, quando rosso cliccato esegui, prendiamo, lo mettiamo dalla parte, andiamo su Stage 1, imposta Stage 1, colore disegno A, andiamo a incollare dentro, è rosso, andiamo nei colori, prendiamo il rosso e lo incolliamo qui, facciamo duplica, lo mettiamo sotto quando blu cliccato, scegliamo il colore del blu, duplica quando verde cliccato, colore disegno,
Premiamo su cancella. Per sempre, quando cancella, cliccato, lo mettiamo qua in parte. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cancellare tutto quello che abbiamo disegnato, perciò nello stage esegui stage 1, pulisci. Colliamo qua sotto. Ora sono rimasti da programmare il grande e il piccolo. Ritorniamo in blocchi. Per sempre, quando piccolo cliccato, esegui. Portiamo qui. Per sempre, quando grande cliccato, inseriamo anche questo. Scendiamo un attimo. Andiamo a inserire una variabile. Inizializza la variabile globale nome con valore. La prendiamo e la inseriamo qua. Qua scriviamo valore. Con valore andiamo a prendere la matematica, questo. Mettiamo 2. Per sempre, quando piccolo cliccato esegui, prendiamo questo, porta, lo incolliamo sotto, porta global valore a valore, duplica e lo lasciamo a 2, duplica questo lo mettiamo a 8. Per sempre, perciò, quando schiacceremo pulsante di piccolo, andiamo a portare il valore, praticamente sarà il raggio del cerchio che prima disegnavamo, a 2. Quando invece schiacciamo su grande porterà il valore del raggio a 8, dove prima qui disegna cerchio, qua abbiamo messo i valori, dove clicchiamo lo fa, al disegno il raggio lo cancelliamo, il raggio scriviamo la variabile valore di global valore. Se noi schiacciamo su piccolo, vediamo che ci fa i puntini piccolini. Quasi quasi non si vedono neanche, li faccio qua sotto la barba del gatto. Facciamoli rossi, che magari si vedono un po' di più. Se io faccio grande, diventano più grandi. Dopo diciamo, le dimensioni le potete modificare come vi interessano. Questo diciamo, è un esercizio per capire un pochino il funzionamento di questa applicazione. Ora che siamo qua, ci manca solamente da aggiungere per scatto una foto. Entriamo in multimediale, fotocamera, l'andiamo a incollare dentro qui. Tanto fotocamera, ovunque la incolliamo, ce la metterà dalla parte di qua ed è un elemento non visibile. Ritorniamo in blocchi. Possiamo rimpicciolire un pochino qua. Clicchiamo su scatta una foto. Per sempre, quando scatta una foto, cliccato, esegui, portiamo giù basso, clicchiamo su fotocamera, esegui, fotocamera 1, scatta una foto. Poi clicchiamo su camera 1, per sempre, quando fotocamera 1 scatta una foto, esegui.
Imposta stage 1, immagine di sfondo A, valore di immagine. Prendiamo in progettazione. Quando clicco su scatta una foto, aprirà la fotocamera. La fotocamera è quello che vedo io ora nella fotocamera del telefono. Vedo il mio schermo del PC, clicco una foto, premo ok, e questa foto la posso modificare. Faccio su grande. Perfetto. Ciao.